Story Time. Evoluzione Radio. Amici dei social, ben ritrovati su Storytime. Oggi siamo in compagnia di Matteo Dianti, che è un DJ nonché producer. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao Vera, ciao a tutti. Allora Matteo, brevemente raccontaci un po' come nasce la passione per la musica e come questa ti ha portato dove sei oggi. Sì, allora io la passione per la musica diciamo che ce l'ho fin da bambino, da quando ero piccolo, anche trasmessa un po' da mio papà che già maneggiava un po' in questo ambito tra le varie feste ad animarle. E poi niente, mi sono appassionato in particolare alla musica dance, quindi da ballo, da discoteca, alla prima console, le prime serate, fino a raggiungere oggi praticamente non ancora a tempo pieno, ma quasi a fare questo che è la mia più grande passione, quindi è una soddisfazione immensa per me. Complimenti Matteo, hai trasformato appunto la passione in un lavoro e direi che questo è una delle più grandi soddisfazioni che si possa provare. Assolutamente. Ascolta, parlando di generi musicali, tu hai accennato a musica dance, giusto? Sì. C'è dell'altro? Ma allora, io diciamo che sono abbastanza 360, la musica mi piace tutta, poi chiaramente quella che mi fa battere il cuore di più, diciamo, è quella dance, quella l'anima un po' più zarra, diciamo, no? Certo. Infatti appunto poi i miei artisti di riferimento sono sicuramente gente come Gabry Ponte, Alien Cat, Matrix, e quindi diciamo che poi il mio mondo di riferimento un po' quello lì, ecco. Ecco, parlando invece di serate, dove ti esibisci, come sono calendarizzate, lavori a chiamata, sei resident DJ presso da qualche parte, presso qualche serata nello specifico, raccontaci un po'. Sì, ma allora io diciamo che faccio un po' diversi tipi di eventi, adesso sto collaborando negli ultimi anni con un locale di Roletto, Lupulo Saloon, dove faccio solitamente due venerdì al mese, mi potete trovare lì, dove tra l'altro è un bel locale dove si può mangiare e poi dopo ballare anche sui tavoli. Questa Fantastico, è una peculiarità del locale, bellissimo. Allora è giusto sottolinearlo. E poi chiaramente tante altre feste di piazza, piuttosto che tendoni, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che fortunatamente è il mio da fare, via. Direi di sì, assolutamente. E quindi qualche serata in programma per le prossime settimane, per i prossimi mesi? Sì, allora appunto, a parte poi il discorso locale, quindi come ad esempio il Lupulo, i vari venerdì di ogni mese, adesso partirà poi il periodo carnevalesco, quindi tutte le varie tendoni e feste di carnevale. E anche sfilate, perché sono anche sui carri a mettere musica di carnevale, quindi anche la domenica pomeriggio, se non sapete cosa fare nei paesi qua nel Piemonte, mi trovate lì sui carri. Insomma, raggiungete Matteo Dianti per insomma ascoltare la sua musica. Detto questo, tu sei anche produttore, giusto? Sì, negli ultimi anni mi sono anche avvicinato un po' al discorso della produzione musicale, con brani originali, remix, e tra l'altro poco tempo fa ho avuto l'occasione e l'onore di poter collaborare insieme a un grande artista che è Emanuele Cozzi, in arte Pups, dei Pups & Scar, dove abbiamo praticamente rivisitato un pezzo di Matrix, di DJ Matrix. Lo potete trovare su Spotify, via tutte le piattaforme, si intitola Veronica, nella mia versione remix. Fantastico, c'è anche un brano in uscita di cui volevo parlare. Sì, prima ci sarà, esatto, giusto? Ci sarà un brano in prossima uscita in quest'anno, ancora 2023, quindi il 25 dicembre per Natale. A proposito di carnevale, sarà un brano, una mia versione che si intitola Siamo sul carro, un brano di Matteo Cima, che è un amico di Viareggio, dove praticamente appunto si parla un po' di tutto quello che riguarda il discorso di una sfilata di carnevale, quindi uno che è all'interno di questo mondo sicuramente non può non conoscerla, e ho deciso di dargli quel tocco un po' più dance per renderla al 100% di più. Fantastico, e quindi rendezvous sui social media di Matteo Dianti, giusto? Per scoprire effettivamente il momento esatto in cui questo brano uscirà. Tu sei particolarmente appassionato di carnevale, eh? Sì, sì, diciamo che mi è la tua festa preferita, diciamo. Sì, mi piace molto, poi mi ha anche aperto tante porte a tanti altri eventi e tutto, quindi sicuramente è una parte fondamentale nel mio cammino, diciamo. Giustamente. Così. Giustamente. E quindi Facebook e YouTube Matteo Dianti, sì. Instagram e TikTok Matteo Dianti DJ, giusto? Esattamente. Fantastico. Matteo, io ti ringrazio per questa piccola anticipazione e ovviamente invito i nostri ascoltatori a non perdersi l'intervista che seguirà questo backstage YouTube per approfondire il mondo di Matteo Dianti DJ e producer. Grazie Matteo, di nuovo. Grazie a te, grazie a voi. A tra pochissimo. Storytime. Evoluzione Radio.